Quest'anno, ancora di più che negli anni precedenti, il mio messaggio non può che essere rivolto a tutte quelle donne che stanno vivendo questo profondo e imperdonabile male sociale. Noi ci siamo sempre state, da donne, ancora prima che da consigliere regionali. E il lockdown non può e non deve essere il modo per tacere, il modo per soffrire in silenzio. Denunciate, trovate il coraggio di farlo e se non lo avete ricordatevi che noi siamo qua per voi, tutti i giorni.